Poco fa Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, ci ha confermato il prossimo approdo di 353 migranti in Sicilia e faceva un ragionamento molto semplice. È peggio, è più pericoloso, è più grave morire in mare che rischiare di ammalarsi di coronavirus. Dunque noi continuiamo a salvare le persone in mare. Pietro Senaldi. Beh sì, senza dubbio è così, nessuno si augura che le persone anneghino in mare, il problema è che non dovrebbero partire, il problema è che l'attività delle ONG favorisce la partenza, il problema è che sono nate anche inchieste a riguardo, ma è ovvio che nessuno vuole che gli immigrati muoiano in mare. Io vorrei semplicemente ricordare che Lampedusa un tempo era un'isola turistica, adesso nessuno se lo ricorda, ma quando noi eravamo ragazzi ci andavamo a fare il bagno in spiaggia. Adesso purtroppo è un'isola senza nessun futuro, né per chi arriva né per chi ci abita. Il governo, anziché fare, non fa le zone rosse, ma ha fatto una Scandalosa zona questa cosa. nera, no? Ovvero sia una legislazione speciale per l'isola di Scandalosa. Lampedusa con sconti fiscali, eccetera, per risarcirla. Ora, io non vorrei che da Lampedusa poi si passi alla grande zona nera della Sicilia. Consentimi un'ultima cosa. Insomma, mi sembra che il professor Scandalosa. Galli sia stato punto un po' troppo sul vivo, non l'ho visto superiore a queste critiche che noi abbiamo fatto. E qui la chiudo veramente qui, però insomma, mi sembra che insomma, gratta qualcosa c'è, se no uno non se la può prendere in questa Direttore, io maniera. mi sono semplicemente permesso, come dire, di richiamare all'ordine prima Andrea Ma Ruggeri no, 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 perché ma io non credevo ce che l'ho la con te, cosa figurati. fosse giustamente da risolvere tra due gentiluomini e così la voglio No, ma chiudere. dai, infatti, ma io non ho niente da risolvere, cioè, tanto Stiamo lui, ragazzi, sulla dovrà fare questione. sei Ruggeri, interventi torno da televisivi lei oggi, dove per tornare parlare alla di catacamba. questa anche dilemma morale che poneva Linardi.